Benvenuti o bentrovati all'interno del canale video di Matteo Baudone, cioè il mio. E oggi parliamo di libri, in particolare parliamo di una ricorrenza. Praticamente è l'ultimo libro di una saga di un commissario, di un ispettore di polizia, che è, come detto ieri, Kurt Wallander. Stiamo parlando dell'Uomo Inquieto, pubblicato da Henning Mankell. Vi cito qualche informazione Wikipedia per capire un attimo di che cosa stiamo parlando. Questo romanzo è stato editato in lingua originale, cioè lo svedese, nel 2009 e in Italia è arrivato un anno dopo, nel 2010. Ci sono tre edizioni di questo libro riconosciute da Wikipedia. Traduzione di Giorgio Puleo nel 2010, 11 nel 2012 con tre codici ISBN diversi. C'è un libro successivo nel 2012 che è La mano e racconta, sempre di Henning Mankell, sempre scritto da Henning Mankell, è un libro che racconta la storia di quando Wallander sta entrando in polizia. La mano del 2013, non 2012, mi sono sbagliato. Nel 2013 si racconta di fatti antecedenti, pubblicato nel 2013 tanto in svedese quanto in italiano, prima edizione italiana. Si racconta di fatti, sempre Istad in Svezia, ma di quando inizia la carriera di Kurt. E quindi arriviamo al romanzo di oggi. Di che cosa parla questo romanzo? Questo romanzo racconta di un'inchiesta fatta da Wallander nel suocero di sua figlia Linda. C'è questo ufficiale della marina svedese, Vanenke, qui dice Wikipedia, mi ricordo di aver letto Vanenke, Akan Vanenke, che scompare e che poi non vi dico dove verrà trovato, ma si troverà a un certo punto del libro. Si troverà questo vivo, questo ve lo voglio dire, si trova vivo, si trova Akan Vanenke scomparso per problemi di spionaggio. Lo spionaggio si conclude con il finale che non vi voglio assolutamente dire, ma vi voglio lasciare alla piena scoperta, un finale che ha un particolare, che è molto ben architettato, cioè mi spiego, un libro solitamente giallo al finale dà il botto totale della scoperta, qui lo dà, però dà un pre-botto, per cui il botto finale è un botto un pochino più attenuato, cioè la scoperta finale si dà ad una scoperta precedente che ribalta un po' tutte le concezioni della storia, come per la maggior parte dei gialli, quando si scopre il colpevole si ribaltano un po' tutti i vari particolari. Il bello di questo romanzo, di questo giallo, che è un romanzo, ma lo chiamo romanzo, questo romanzo, perché è veramente un romanzo, è un libro molto umano, è un libro molto sincero, cioè una storia narrata con una sincerità particolare, con un voler dare vita veramente a questo commissario, come se questo commissario vivesse veramente. Il commissario è finto, lo sappiamo tutti, è un personaggio inventato, però sembra essere un libro autobiografico, un'inchiesta di un poliziotto che racconta se stesso 10 anni o 20 anni dopo di quando ha fatto questa inchiesta. È veramente molto particolare come libro. È un leggermente lungo, come la maggior parte dei libri di Mankell, però è un libro che vale veramente la lettura, è un giallo molto appassionante, molto che ti tiene molto lì, con le briglie tese, pronto a qualsiasi momento di svolta, e in cui c'è la dipartita, questo ve lo voglio dire perché si trova anche su Wikipedia, c'è la dipartita di Wallander. Con questo vi saluto, vi lascio alla prossimo video domani, in cui c'è una piccola sorpresa. E vi saluto con il solito ciao ciao.